We come on this sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. Buonasera, bentornati qui su Radio Granata, 7 gennaio 2014, come ogni martedì che si rispetti, c'è settore futuro, ovvero si apre una finestra sul settore giovanile Granata. Tuttavia, oggi c'è un piccolo ritardo, infatti come avete sentito ho messo la musica, che non è assolutamente usuale per la trasmissione Settore Futuro, perché il povero Diego ha avuto un piccolo ritardo, Diego Fornero, e dunque lo attendiamo in diretta. Ovviamente i tempi radiofonici sono quelli che sono, e dunque bisogna partire sempre in tempo. Dunque, intanto colgo questo tempo vuoto, diciamo, prima di parlare di ciò che sarà il settore giovanile, per ricordarvi i contatti della trasmissione, che sono su Twitter, @ Radio Granata, tutto attaccato, su Facebook, Google Plus e YouTube, Radio Granata, semplicemente, dunque Radio Granata divisi da uno spazio. Bene, ammetto di essere un po' in difficoltà, ma non importa, si cerca di andare in fretta in topic, annunciandovi intanto, sicuramente lo dirò anche più avanti nella puntata, che da dopodomani, giovedì, sì, esatto, giovedì 9 gennaio ci sarà un nuovo appuntamento, sempre più o meno a quest'ora. Ci sarà Fedelissimi Granata, ovvero una trasmissione dedicata al mondo dei club Granata, ovvero tutti quei gruppi che si sbattono ogni anno per cercare di intrattenere al meglio sia i propri associati, sia a rendere il tifo nelle curve o no un po' più caratteristico. Diciamo che la costellazione dei Toro Club forse è una parte del tifo magari un po' bistrattata dalle testate maggiori, ma noi abbiamo deciso di dargli un po' di spazio. Si incomincerà con uno dei club più importanti, che è quello Roberto Rosato di Chieri. Avremo ospite Paolo Bertola, che è un membro importante del direttivo. Altra cosa molto importante, vi voglio ringraziare tutti, e sicuramente sono anche i ringraziamenti a nome di Giacomo e di Chiara, del buon risultato di ieri, perché sicuramente in diretta siete stati tantissimi, 150 è un numero veramente spropositato, ma poi in podcast siete stati ancora di più, siete stati 440, e il nostro
record assoluto dopo la puntata nella diretta del derby primavera, che ricordiamo fu anche condivisa dai nostri amici Gobbi. E dunque, insomma, noi vi ringraziamo tutti perché comunque era una puntata delicata, quella di ieri, ma avete dato fiducia a Radio Granata e spero che non ve ne siate pentiti. Bene, io direi di, anzi, aggiungere ancora un'altra cosa. Naturalmente vi anticipo un attimo la programmazione della settimana. Domani non ci sarà Cycling Talk con il nostro buon Giacomo, dunque i Granata appassionati di ciclismo purtroppo non potranno sentire il loro appuntamento fisso. Giovedì, come abbiamo detto, fedelissimi Granata e attualità Granata con Chiara Leati. Venerdì si ricomincia a bomba con Werner Granata, sicuramente tanti argomenti, tanto da dire nella puntata per eccellenza sul pre-partita, che ricordiamo tratterà Toro Fiorentina. Poi sabato attualità Granata e domenica ovviamente si ritorna con Sport Talk, il post partita. Dunque, il buon Diego ora è presente, noi lo chiamiamo e partiamo con la puntata di Settore Futuro. Mentre sentite i rumori di connessione, eccolo qui. Suona. Eccoci qua. Ciao Diego, sei già in diretta, come va? Ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, grazie. Bene, 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 bene. Dunque, incominciamo subito a parlare di ciò che è fatto, di ciò per cui è nato Settore Futuro, ovvero del settore giovanile. Questa settimana le partite sono state solamente due: Berretti in campionato e la vittoria dei giovanissimi di fascia B 2000 di Spugna nel torneo Jelasi. Dunque, sicuramente due risultati positivi per le compagini giovanili. Ma partiamo come sempre dalla primavera, perché malgrado non si sia giocato, ci sono state delle dichiarazioni importanti sia di Moreno Longo sia delle possibili trattative di calciomercato, sempre comunque riflesso di ciò che accade nella prima squadra, che potrebbero coinvolgere anche la primavera. Dunque, partiamo subito con il rapporto difficile tra Toro e Coppa Carnevale, perché Longo è stato un po' polemico. Vai Diego. Ma polemico, diciamo, polemico è una parola grossa, è stato molto chiaro come del resto eravamo stati anche noi e come del resto non si potrebbe essere altrimenti perché il Torino, come sappiamo, non è tra le qualificate di diritto agli ottavi della Via Reggio Cup 2014. La nuova formula del torneo vede qualificate di diritto le formazioni primavera di Fiorentina, Juventus, Milan e Inter. E il Torino è rimasto escluso da queste quattro big che salteranno la fase a gironi. La cosa è stata giustificata dall'organizzazione facendo riferimento al criterio delle vittorie e quindi del palmarès delle squadre. In realtà Inter e Torino hanno vinto lo stesso numero di titoli a Via Reggio, quindi diciamo che è un criterio che fa un po' acqua da tutte le parti, come si suol dire. Longo questa cosa la sa bene, chiaramente l'ha sottolineata e questo non, insomma, non significa che il Torino non si possa giocare appieno le sue chance, anzi Certamente. spesso la fase a gironi è divertente, utile, è una buona occasione per mettere quindi, nelle gambe per tutti quanti, quindi anche per quei ragazzi che solitamente giocano meno. Io credo che tutto sommato, diciamo così, pur riconoscendo quella che è una scelta poco felice da parte dell'organizzazione, soprattutto a livello di principio, si possa dire che è andata bene così, nel senso che io credo che sia bello, che sia divertente, che sia giusto e che sia anche coerente con i precedenti storici giocare gli ottavi di Viareggio. Tra l'altro, il girone è interessante, ci sono Stebec, alcune sorprese. Santos Laguna e Siena. Esatto, quindi chiaramente incognito perché le squadre straniere noi non le conosciamo, si sa che i messicani sono molto determinati, giocano un calcio molto atletico, molto veloce, molto fresco. Il Siena lo conosciamo bene perché è una squadra che abbiamo già visto in campionato all'Opera proprio contro il Torino, insomma ci farà da divertirsi, credo possa essere divertente, possa essere un'occasione interessante anche per vedere all'Opera qualche ragazzo di quelli che hanno giocato un po' meno. Beh, sicuramente
mi viene in mente un ragazzo come Florio, che in questa prima parte di campionato abbiamo visto poco e che ha avuto occasione di giocare nell'amichevole contro il Borgaro, ma è solo un nome, poi sono tanti altri, ecco. Sì, beh, è chiaro, sì, lui e poi ci sta, magari anche qualche nome nuovo. L'anno scorso erano arrivati immediatamente prima di Viareggio, erano arrivati Dolly Menga e Nathan Cabasele, e sappiamo tutti che hanno esordito Viareggio, quest'anno potrebbe succedere qualcosa di simile. Certo, e a riguardo passerei subito al secondo argomento, ovvero il possibile trasferimento sempre nell'ambito della trattativa che porterà Danilo D'Ambrosio all'Inter, di Patrick Olsen in Granata. Tu ne hai parlato, hai detto che è il regista che serve alla squadra di Moreno Longo, e dici la tua, dai. Ma allora, innanzitutto una premessa sulla trattativa in sé per sé. Non è ancora chiusa, è in fase molto avanzata perché si stanno discutendo dei dettagli che riguardano non tanto Olsen quanto la comproprietà di Rendon-Dorta, che come Esatto. sappiamo sarebbe un pochino il pezzo pregiato tra le contropartite per il Torino. Olsen è stato inserito nella trattativa, è un nome gradito al Toro, un nome gradito soprattutto al settore giovanile, è un 94, un danese, nazionale under 21 della Danimarca, un ragazzo importante sia come qualità tecniche sia come fisico. Io credo che se il trasferimento si concretizzasse, chiaramente verrebbe aggregato in primavera, anche perché un 94 in prima squadra al Torino la vedo molto difficile. E non tanto come regista, tu hai parlato di regista, credo che lui sarebbe un pochino in realtà il nome giusto per la mediana di Longo, ma per giocare davanti al regista, quindi uno dei due interni di centrocampo. Io ti dico così, ipotizzando per caratteristiche, potrebbe andare a comporre un tridente, chiamiamolo così, a centrocampo con mentale in cabina di regia, Rosa Gastaldo da una parte e Olsen dall'altra. È una trattativa ben avviata, ma non è ancora conclusa. Vediamo. Oggi so che, insomma, la cosa è stata comunicata ai ragazzi. Oggi Longo, nella sessione di allenamento a Venaria, non ha fatto nomi, però ha detto ai ragazzi che qualcuno arriverà, e l'ha fatto un po' per mantenere coeso il gruppo e assicurare che questo non significa bocciare un gruppo che sta già facendo molto bene. È chiaro che se Assolutamente. qualcuno arriva, qualcuno deve fare posto. Questo è un Certamente, dato certamente. inesorabile del calcio. E da come ho capito, tu vedresti il biondo Giovanni Graziano come ragazzo che cederà il posto all'eventuale arrivo di Olsen. Ma io ora che ho ipotizzato un Esatto. centrocampo, poi insomma tutto potrebbe succedere, dipende anche un pochino dalle caratteristiche. Il ragazzo bisognerebbe vederlo all'opera con un 4-3-3, non lo so, è tutto da vedere quello. Chiaro, Comunque chiaro. questi sono ancora discorsi di fantamercato. Quando lo vedremo a Venaria, cosa, ripeto, possibile, per quanto non ancora definita, io oserei dire anche probabile, perché ho delle buone, insomma, ho delle buone indicazioni al riguardo, però a quel punto poi vedremo bene dove andarlo ad inserire. Perfetto, perfetto. Dunque, da una squadra, da una primavera che si muove malgrado si riposi, dunque si muove sempre come attualità e mercato, passiamo a una Berretti che si muove e vince perché gioca e trionfa in casa contro il Varese. 3 gol per far capire chi era la squadra migliore in campo e anche una delle migliori del campionato. Ricordiamo, vai Diego. Beh sì, una delle migliori campionate senza altro, Torino di nuovo secondo, in coabitazione con la Pro Patria, alle spalle della Pro Vercelli, che sembra veramente quasi imprendibile in questa categoria perché sta facendo un campionato pazzesco. Il Toro ha subito qualche battuta di arresto, spesso beffarda, spesso sorprendente, su tutti si pensa alla sconfitta contro il fanalino di Coda Bra, che è una sconfitta Ricordiamo, sì. particolarmente beffarda. Vi racconto un aneddoto divertente, gira questa leggenda, che poi tanto leggenda non è perché ciò è realmente avvenuto, anche se si dice il peccato non il peccatore, che il responsabile del settore giovanile del Torino, Massimo Bava, si è trovato una salsiccia di braccio sulla scrivania il giorno successivo, come goliardata.
prese come scherzo. Simpatico. Quella fu veramente una brutta sconfitta, soprattutto che non ci voleva per la classifica. La qualità però del Torino, come ho sempre detto, anche a costo di apparire un pochino uomo della propaganda, è in dubbio. Io credo che comunque nella categoria questo gruppo faccia la differenza.